Per utilizzare Interface Builder premiamo mainwindow.xib. Verrà avviato Interface Builder. Vediamo un po' di cosa si tratta. Qua abbiamo una lista di oggetti che rappresentano quello che stiamo andando a disegnare. Qua abbiamo una lista di oggetti che possiamo utilizzare. E qua abbiamo la nostra finestra. Come prima cosa utilizziamo l'oggetto view. Allora lo andiamo a cercare. View. E lo andiamo a posizionare sulla nostra finestra. In questo modo, qua sopra la view, potremo posizionare degli altri oggetti, come ad esempio una label. Vediamo come prima cosa che appena abbiamo introdotto la view, qua nella lista abbiamo view che è stato inserito sotto questo controller. Il controller gestisce degli oggetti grafici che sono le view, le label, ma più in dettaglio con le altre lezioni, programmando e tramite esempi, capiremo esattamente la differenza tra un controller, tra un oggetto, tra una view. Si tratta di cercare di rispettare, per chi lo conosca, la logica model view controller. Cioè c'è un modello che è un oggetto che fa certe cose, c'è una view, cioè in questo caso un'interfaccia grafica dove vengono mostrati dei risultati, dei calcoli che vengono fatti dal controller utilizzando i model, cioè i modelli, le classi. Comunque, andiamo ad aggiungere una label. Una label, si tratta di testo, in questo caso lo sto allargando. Se lo vogliamo modificare facciamo doppio clic e scriviamo Hello World. Andando su Window, Tools Inspector, accediamo agli attributi dell'oggetto selezionato. Se andiamo su View, accediamo agli attributi, ai dettagli dell'oggetto View. View contiene label e accediamo, selezionando label, ai dettagli della nostra label. Possiamo modificare il colore, ad esempio siamo green, blu, brown, ok, teniamolo nero. Possiamo scegliere come allinearlo, la dimensione. Dopo vedremo che cos'è questo auto sizing, la posizione. Queste cose le vedremo dopo. La cosa importante prima di compilare e fare build and go, dobbiamo salvare. Save. Una volta salvato, facciamo un build and go e vediamo cosa succede. Vediamo che sul nostro iPhone abbiamo la nostra scritta Hello World. Per modificare, facciamo un'altra modifica. Possiamo scrivere, intanto questa qua è una label, aggiungiamo un altro oggetto che può essere questi si chiamano text field, o meglio, se andiamo su Tools Inspector, possiamo vedere come si chiama la classe. UI text field. Ogni oggetto è rappresentato da una classe. Questo lo vedremo quando vi spiegherò l'Objective-C. Comunque, se volete vedere che cosa può fare questo oggetto o questo oggetto, potete andare in Help, selezionando Xcode, Help, Documentation, iPhone, qua ci sono le varie librerie,
In questo caso possiamo scegliere we text field. We text field, e qua vediamo, c'è la descrizione dove vi spiega i metodi, le variabili che contiene, cioè le proprietà che contiene questa classe, quindi questa qua è l'interfaccia che vi permette di capire che cosa fa questa classe. Comunque, dopo aver aggiunto quest'altro oggetto, possiamo fare save oppure più semplicemente Apple S. Facciamo building. A questo punto, se noi premiamo qua sopra, verrà attivata la tastiera. Potremmo scrivere.